Da questa mattina alle 9 la ASL ha provveduto ad eseguire i tamponi Covid su tutti i 12 ospiti tunisini del centro di accoglienza di Ponte d'Arce a Pettorano sul Gizio, 8 dei quali erano risultati positivi nei giorni scorsi. Si tratta di un ulteriore controllo anche alla luce della fuga di 3 di loro messa in atto durante la protesta di Lega e cittadini residenti contro la presenza di migranti positivi in una struttura che non sarebbe idonea ad affrontare l'emergenza sanitaria. La somministrazione di tamponi è stata effettuata sotto il controllo di Polizia di Stato e Guardia di Finanza ed è durata circa un'ora tra preparazione e somministrazione stessa. L'esito degli esami sarà reso noto molto probabilmente già nella giornata di domani, mentre si attende per oggi l'esito dei tamponi dei 3 tunisini fuggiti dalla struttura e riportati nel centro dalla polizia dopo qualche ora. Nel frattempo sale di nuovo la tensione per l'annunciato arrivo di 200 migranti da Lampedusa in Abruzzo, che saranno distribuiti equamente, 50 per ogni provincia. 30 saranno ospiti di centri della Marsica, 20 a Pettino, frazione dell'Aquila, 50 a Moscufo, nel Pescarese, e altrettanti a Gissi, in provincia di Chieti, e a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo. I 200 migranti saranno sottoposti ad un periodo di quarantena. In prefettura è stato spiegato la presenza di Massimo Verrecchia, capo della segreteria di Marsiglio, in rappresentanza della regione, che tutti gli ospiti sono stati sottoposti a controlli sanitari per scongiurare contagi da coronavirus. Ma alle ASL, come è stato nel caso di Pettorano sul Gizio, si chiede di sottoporre a tamponi 200 migranti. Ciò non basta a placare le polemiche, fortemente contrario all'arrivo dei migranti il presidente Marsiglio. Il governo adotta politiche sbagliate, calpestando i territori, sottolinea il presidente. I sindaci sono stati avvisati quando i migranti erano già in viaggio. Devono subire questa imposizione e siamo loro vicini. Vigileremo affinché non accadano spiacevoli problemi in una regione dove siamo riusciti a contenere la diffusione del virus. Vigileremo, visti i precedenti, per scongiurare il rischio di focolai, ha concluso Marsiglio. Il sindaco di Pettorano sul Gizio, Pasquale Franciosa, ha già tempestivamente segnalato alla prefettura la contrarietà assoluta della sua comunità ad ospitare altri migranti, tenendo conto soprattutto dell'emergenza sanitaria in corso.